Cristiano Minniti, Strategist Traders Magazine Italia. Ciao Cristiano, ben trovato, grazie per essere con noi. Buongiorno Buongiorno e grazie a voi per questa bellissima opportunità. Cristiano. Allora, prima ti chiedo come vedi i mercati in generale, così poi, visto che parliamo di condizioni di mercato, cerchiamo di spiegare cosa intendiamo con trading system. Chiaro, chiaro. È un momento molto particolare sui mercati, anzi, diciamola tutta, qui il momento particolare non finisce mai, non finisce. E questo perché, come discorrevamo qualche ora fa anche con il mio amico di una vita, Maurizio Monti, e non possiamo sapere bene quello che succederà in relazione a quello che è successo negli ultimi mesi relativamente alla situazione pandemica. Sì. Effettivamente c'è preoccupazione sui mercati perché veniamo da un anno in cui è successo assolutamente di tutto, variazioni di volatilità impressionanti, movimenti. Sia per quello che riguarda il Forex, che di solito è un mercato sempre un po' più ovattato degli altri, ma anche e soprattutto per quello che riguarda gli indici, movimenti impressionanti che hanno veramente ribaltato condizioni e anche alcuni principi di analisi tecnica che credevamo, diciamo, insuperabili. Sì, ok. E no, infatti, poi come dici tu, è una situazione che ormai, cioè, non è neanche più eccezionale, cioè si è un po', è diventata un po' la normalità, no? Questa situazione di mercato che analizziamo tutti i giorni. Ma credi che presto vedremo un cambiamento? Cioè, è impossibile dare delle tempistiche ben precise, chiaramente, perché dipende da tante variabili. Ma se ti dovessi fare questa domanda, cosa risponderesti? E sì, potrebbe anche essere un cambiamento in peggio, però, perché. Esatto, infatti io cambiamento l'ho lasciato aperto, peggio, meglio, insomma, però tu pensi che potrebbe anche precipitare la situazione? Potrebbe anche precipitare, perché cosa abbiamo visto? Abbiamo visto la scorsa primavera, la scorsa estate, quindi l'anno 2020, estremamente problematico per via della situazione pandemica e per via del fenomeno lockdown, che era un fenomeno che prima il mondo non conosceva e che invece ha cominciato a diffondersi da febbraio-marzo in poi e ha sconvolto quelle che erano un po' tutte le convinzioni economiche generali. All'inizio del 2021 la situazione sembra cambiata, sono arrivati i vaccini, sono diminuite tendenzialmente le restrizioni in tutto il mondo, la volatilità ha cominciato a scendere e quindi sono variati alcuni indici e i mercati sembrano entrati in un'altra ottica di tranquillità. Adesso però ci sono grandi incognite e la prima di queste incognite è la tenuta del sistema vaccinale che si è andato a creare. Solo stamattina è giunta la notizia da Israele che l'efficacia della vaccinazione Pfizer sta scendendo dal 94 al 63% rispetto alla variante Delta. Sono dati preoccupanti che non lasciano intravedere comunque un autunno estremamente prevedibile. E oltre a questo, noi non abbiamo visto ancora, probabilmente in nessuna parte del mondo, i veri esiti economici di quello che è successo nel 2020, quindi i cosiddetti fallimenti che Vero. molti paventano e che ancora non si sono verificati per via dei sistemi di difesa che la maggior parte delle economie mondiali hanno messo in piedi, che sono tuttora in rampa di lancio, ma che prima o poi dovranno cessare. Verissimo, allora grazie per questa tua view di mercato. Allora, il trading system, seguire un trading system, io ti do l'assist, poi naturalmente ci racconti tu, è fondamentale per evitare errori, no? Abbiamo già detto tante volte che insomma bisogna capire quali sono gli errori fondamentali da evitare quando si vuole fare trading. E poi da qui lascio a te la parola, perché è importante, è così fondamentale parlare di trading system? Beh, un trading system è un sistema di trading automatizzato, quindi basato su un software, basato su un complesso di algoritmi che operano in maniera più o meno automatizzata sui mercati. Quando si parla di trading system, viene spontaneo parlare di adeguamento, di aggiornamento del trading system alle condizioni di mercato, perché è impensabile che un trading system possa operare efficacemente, performare bene e soprattutto rimanere sicuro in tutte le condizioni di mercato. Tanto più impensabile se andiamo a vedere quello che è successo nell'anno 2020. E quindi lavorare sui trading system presuppone
una grande capacità che è quella di adeguare il trading system alle condizioni variate di mercato. La nostra azienda ha lavorato incessantemente, ad esempio, per adeguare i nostri sistemi durante il 2020, a partire da febbraio, quando le condizioni di mercato avevano assunto delle caratteristiche mai viste nei 10 anni precedenti, e quindi tutti i protocolli di azione, tutti i settaggi e le funzionalità e gli algoritmi sono state spostate, sono state riadattate a questi mercati, comunque fatti di direzionalità e volatilità in tutte le direzioni estrema. Certo. Ecco, quindi tu cosa, insomma, io ovviamente chiedo a tutti voi, visto che siamo nella Trading Week, dei consigli, no? Come indirizzare chi vuole approcciarsi al mondo del trading, naturalmente restando su questo argomento. Ecco, questa è la vera domanda del momento. Perché? Perché sebbene a marzo dell'anno scorso sia stato complesso adeguare i sistemi di trading alla rinnovata volatilità, la cosa ancora più difficile è capire adesso cosa bisogna fare e perché. Vado proprio nel pratico, nell'operativo. Questi trading system durante lo scorso anno hanno assunto dei protocolli, in molti dei casi, secondo me, nei casi più sensati, estremamente protettivi per far fronte a quello che stava accadendo sui mercati e rispondere in maniera efficace e performante. I Sì. mercati però sono cambiati da gennaio a questa parte e hanno assunto una sostanziale lateralità. Certo, una lateralità particolare, contraddistinta comunque da grosse oscillazioni, ma tutto sommato una lateralità rispetto a quello che era successo nei 7-8 mesi precedenti. E allora nasce la domanda: chi si vuole approcciare oggi al trading, quale atteggiamento, quali protocolli deve tenere? Quelli super protettivi, quindi estremamente preparati alle condizioni più avverse del 2020, oppure dei protocolli più ragionevoli, più morbidi, basati sulla situazione attuale di mercato? E una risposta ce la siamo data, però non è detto che sia la risposta giusta per tutti. Ma infatti ti stavo dicendo, questa è una domanda, come hai detto tu, che bisogna porsi adesso, ma la risposta quale può essere? Ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo. È chiaro, non avendo la sfera di cristallo, ognuno di noi si dà delle risposte anche in base alla propria propensione, alla propria aspirazione e al proprio stile di trading. Noi in questo momento non stiamo assolutamente abbandonando i protocolli operativi studiati per la pandemia da Covid. E quindi stiamo lavorando come se la pandemia fosse tuttora in corso, perché di fatto innanzitutto è tuttora in corso, perché dalle nostre analisi comunque non siamo perfettamente convinti che gli effetti e gli impatti forti della pandemia si siano completamente esauriti. E come ti dicevo prima, deve ancora arrivare la bolla dei fallimenti, deve arrivare la bolla dei licenziamenti. Ad esempio, questo è un problema tutto italiano. Noi ancora non abbiamo fatto i conti con i possibili licenziamenti. E deve arrivare ancora l'impatto della variante Delta. Non c'è una completa chiarezza su quella che è la campagna vaccinale, l'abbiamo visto con il fenomeno AstraZeneca soltanto pochi giorni fa. Quindi in questo momento noi continuiamo ad approcciare i nostri sistemi come se ci fosse ancora un pieno stato di emergenza. Certo, e lo dico chiaramente, questo in molti casi può voler dire delle performance più contenute, però non si può avere tutto dalla vita. Quindi in determinati casi, di emergenza, probabilmente, secondo la nostra view, è meglio avere performance più contenute, ma margini di sicurezza più ampi che possono proteggere il trading system da cambiamenti repentini. Ecco, anche perché è una cosa che abbiamo imparato questi giorni, o meglio, parlo anche al singolare, che ho imparato di più ascoltando tutti voi proprio da ieri quando abbiamo iniziato la Trading Week, è che chiaramente quando si parla del trading come mestiere, come lavoro, bisogna dare stabilità, no? Al lavoro, perché chiaramente è come, cioè bisogna assicurarsi uno stipendio, passami questo concetto, ma che poi è reale, perché se parliamo di lavoro quello è. E quindi, come dici tu, chiaramente a fronte di una stabilità che a monte ci siamo assicurati, ecco, bisogna poi adattarsi al mercato, cioè dei momenti in cui bisogna saper guadagnare meno, accettare di guadagnare meno, e invece altri periodi in cui con situazioni più favorevoli si può anche guadagnare di più. Questa è un po' la morale della favola, Cristiano. Questa è proprio la morale della favola ed è una santissima verità che noi tutti i giorni cerchiamo di far capire a tutti gli utenti che vengono in contatto con la nostra realtà. Bisogna mantenersi attivi sui mercati, bisogna resistere ai cambiamenti di mercati, questo è lo scopo, non prioritariamente il profitto, perché fare un mese, 2 mesi, 6 mesi, un anno di profitti e poi vedere spazzato via tutto
dal lockdown, dalla Brexit, dalle elezioni americane o inglesi, da qualunque fenomeno possa causare degli sconvolgimenti, non serve a niente. Fare trading invece, ma anche fare investing in maniera seria, responsabile, consapevole, vuol dire farlo per tutta la vita. Quindi iniziare un corso fatto di alti e bassi, ma alti e bassi che comunque non pregiudichino la continuazione del percorso. Certo, beh, anche perché, guarda, appunto, rimarchiamolo, l'hai detto tu, noi parliamo di percorsi seri, cioè insomma, quello che vogliamo far fuoriuscire dalle nostre dirette grazie al vostro contributo è poi un discorso serio, poi ciascuno magari poi si può fare anche trading a tempo perso, però chiaramente noi stiamo cercando di valutare quelle che sono le regole d'oro per chi vuole farlo diventare anche un mestiere. Tu da quanto fai trading, Cristiano? Io da 12 anni lavoro nel mondo finanziario, anzi quest'anno 13, dal 2008, sì. E da 5 anni, con questo anno, sono uno strategist del trading algoritmico, quindi esatto. Mi occupo di validazione, ottimizzazione e progettazione dei sistemi algoritmici. Va bene, allora ci risentiamo presto sulle fonti TV, grazie a Cristiano Minniti per questo importante approfondimento, perché è un passaggio che ancora ci mancava in questa Trading Week 2021 sulle fonti TV. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Allora, tra poco torniamo sui mercati, prima anche con qualche notizia dalla redazione, una breve pubblicità e poi con me in studio Denise Recchiuto e Michelangelo Massara.